Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. AIFA, governare e sostenere l'innovazione con il paziente al centro. Accesso accelerato e riconoscimento dell'innovazione farmaceutica sono gli obiettivi che l'Europa deve porsi per migliorare la governance e l'accesso ai nuovi farmaci per i pazienti. Queste condizioni garantirebbero inoltre una razionalizzazione della spesa pubblica. E questo in sintesi il pensiero del presidente dell'AIFA Mario Melazzini espresso nell'ultimo editoriale dell'Agenzia del Farmaco. Istruzioni galeniche, 12 video lezioni per il farmacista disponibili singolarmente a 29 euro. Acquistale online sulla piattaforma e-learning di Social Pharma. Contraccettivi gratis per tutti, l'iniziativa non piace a Federpharma. A beneficiare del provvedimento tutti gli under 26 residenti in Emilia-Romagna e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Sulla questione è intervenuto il presidente regionale di Federpharma Emilia-Romagna. Nulla da eccepire in merito all'iniziativa, ma non siamo stati chiamati in causa e non siamo d'accordo circa l'utilizzo e questa gestione dei fondi pubblici. Quello cui, insomma, che ci permettiamo così di discutere sono l'utilizzo dei fondi, nel senso che ci risulta che in sanità vengano sempre a mancare sempre più spesso fondi che comportano magari l'aumento delle liste d'attesa o addirittura anche il non rispetto dei LEA o difficoltà, ecco, magari a stare dentro i tetti di spesa programmati. Ci chiediamo come mai invece poi si trovano poi i fondi per fare iniziative che, come ripeto, possono avere un valore grande e forte, ma voglio dire, avrebbero bisogno di un coordinamento nazionale. Mi risulta che le pillole furono tolte dalla mutualità e quindi rese a pagamento a livello nazionale, quindi credo che se c'è un discorso da fare su questo tipo vada fatto a livello nazionale, perché no, pensare di reinserirle a carico del sistema sanitario nazionale e regionale. Attività invece così un po' sul territorio che poi hanno applicazioni diverse da ASL ad ASL creano disomogeneità e anche secondo me un po' di confusione nel cittadino. Sentenza Consiglio di Stato su dispensari farmaceutici, il parere del professor Cini. La sentenza è importante perché ribadisce che laddove ci siano carenze di servizio farmaceutico, i comuni in quanto autorità competente possono istituire un dispensario affidandone la gestione al titolare di una farmacia della zona, con preferenza per quella più vicina. A dirlo è Maurizio Cini, docente di tecnologia e legislazione farmaceutica all'Università di Bologna. Quello che il Consiglio di Stato ha voluto affermare è che l'ente che istituisce il dispensario individua anche qual è il perimetro di questa zona, della zona nella località dove istituire il dispensario, circoscrivendolo. A questo punto diventa indispensabile che il dispensario venga aperto dal titolare della farmacia più vicina, ponendosi soprattutto all'interno di questo perimetro, che è lo stesso criterio che vale per le sedi farmaceutiche, che devono stare all'interno del proprio perimetro, ovviamente ponendosi in qualunque posizione. Naturalmente, nel fissare il locale dove aprire il dispensario, si deve tener conto della distanza con le altre farmacie della zona, ma è solo il titolare che è stato designato ad istituire il dispensario che può decidere la posizione, pur rimanendo all'interno di quel perimetro che ha stabilito il comune, ma ovviamente che quel perimetro tiene conto delle esigenze della popolazione. Cannabis terapeutica in Emilia-Romagna, curate oltre 1000 persone. Prevalentemente donne, in quasi 2 anni sono stati trattati 1031 pazienti con una durata media della cura di 4 mesi. Le prescrizioni mediche sono state 4000, prevalentemente per ridurre il dolore neuropatico cronico di intensità elevata e trattare i pazienti affetti da sclerosi multipla con spasticità in caso di resistenza alle terapie convenzionali. In crescita il mercato dei farmaci generici nei primi 3 mesi del 2018.
Dall'analisi realizzata da Asso Generici sul trend dei consumi nei primi tre mesi del 2018 è emersa una performance positiva degli equivalenti nel canale farmacia, con una crescita del 6,7% a unità e del 12% a valori. Il fattore a maggiore incidenza su questo trend è rappresentato dalle immissioni in commercio di nuovi farmaci equivalenti a seguito delle scadenze brevettuali nel corso del 2017. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.